Da dopo il Gran Premio di Singapore è stato un rush molto faticoso per questo finale di stagione. 5 gare in 7 settimane, adesso altre 2 consecutive. Come si fa a mantenere in forma e con la giusta attenzione la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale? Guarda, è vero che il finale di stagione è un finale molto faticoso, ma è anche vero che lo sappiamo per tempo, per cui come nel calcio ci sono le preparazioni atletiche mirate, anche noi cerchiamo di trattare la squadra, soprattutto quella dei meccanici, nello stesso modo, per cui quando rientriamo dai Gran Premi cerchiamo di curare, e anche durante i Gran Premi cerchiamo di curare l'alimentazione, cerchiamo di gestire i fusi orari con dei programmi specifici, con Medex, stiamo cercando di diciamo migliorare la cultura di ognuno di noi, quindi di cercare di lavorare con luce del giorno e forzare il sonno durante la notte, e abbiamo un'attività intensa anche in palestra, facciamo delle attività con Mindroom, quindi attività che prevede uno sforzo mentale a livello di concentrazione. Sono tutte attività che fanno parte di un programma annuale che viene fatto in maniera mirata con tutti i nostri partner, appunto. Dal punto di vista logistico, come viene gestita la movimentazione di uomini e mezzi? Logisticamente è certamente un impegno importante, perché si muovono veramente tante migliaia di chili, tutto quello che in Europa viene spostato nei camion, fuori Europa viene spostato in casse e pallet, macchina compresa, quindi che viene svuotata completamente, la macchina non viaggia più come vettura intera ma come telaio, motore separato, cambio, retrotreno, insomma da un certo punto di vista è più complicato. Ma è anche vero che abbiamo un team fatto di persone che hanno una grandissima esperienza. Per esempio, per le ultime due trasferte e dalle ultime due trasferte abbiamo certamente la maggior parte del materiale che è andato direttamente negli Stati Uniti, quando un'altra parte è dovuta rientrare a Maranello per ovvi motivi, vedi le revisioni di determinati pezzi o determinati sviluppi che comunque vengono fatti, e aerodinamicamente un circuito può essere diverso da un altro e quindi non ha senso portare in giro pezzi inutili. Tu che vivi quotidianamente accanto a piloti e squadra, quanto è importante come spinta per il morale riuscire a portare a casa questo secondo posto nel campionato costruttori? È molto importante, certamente è importante porsi degli obiettivi, è ovvio che l'obiettivo primario della Ferrari non è al secondo posto. È vero che abbiamo un secondo posto costruttori, è vero che abbiamo un secondo posto piloti in ballo, e credo che siano entrambi alla portata. Il fatto oggi di essere terzi nei costruttori, se vuoi, è anche una spinta in più, perché dopo una partenza promettente, senza nasconderci, aspiravamo a di più, a quello che ci dovrebbe appartenere. È vero che chiunque lavora in Ferrari non ha bisogno di motivazioni extra, perché fa parte del nostro DNA, ma certamente avere un obiettivo, che comunque è un obiettivo importante, aiuta ed è una forte motivazione. Hai vissuto l'esperienza della Formula 1 a Indianapolis e l'anno scorso per la prima gara ad Austin. Quali similitudini e differenze vedi tra le due città e i due Gran Premi? E come vivi l'atmosfera del Gran Premio negli USA? Sinceramente, il Gran Premio negli USA dopo Indianapolis mi mancava. Gli Stati Uniti hanno una cultura del motorsport differente da quella europea, differente da quella di altre parti del mondo. È una cultura che personalmente mi piace molto. Loro sono abituati a vivere in maniera piena l'evento, sono abituati a toccare con mano e quindi sono abituati ad avere un contatto molto diretto con la vettura, con il pilota, perché nelle loro attività di motorsport questo avviene. Formula 1 negli ultimi anni devo dire che si è un pochettino allontanata dal contatto con la gente. Tornare in America è certamente qualcosa che ci riavvicina a questo tipo di cultura, che condivido personalmente, quindi spero che si continui a correre in America, spero che ci siano anche più gare in America, perché è anche ovviamente un mercato importantissimo per Ferrari,
ma è proprio la cultura che è in quel paese, che è assolutamente unica. Io mi ricordo la prima volta che si corse in Indianapolis nel 2000, faticavo a sentire in partenza il rumore dei motori, proprio perché c'era il boato della gente nella tribuna, che era da pelle d'oca, quindi veramente qualcosa di unico.